proprio un osso vivo, simile a Edwards. Ricordi, Abbiamo tanti assortimenti. Parto da un rosa quattro colori. chiarissimo, quello che le ho mostrato prima, Il Guardian viola. Layer Brown. Che è questo, signora? Lei. Ah, semplicemente ad applicarsi questa sopra e a pigiare in questo modo. Layer brown. Sono giusti, beh, ecco, per il suo incarnato. Allora, a differenza di questo,
È molto bello anche questo, eh. Allora, eccolo qua. Vedi la differenza, signora? È leggermente più scurettino questo qua sotto. Tendente quasi al ciclamino, ma non è proprio ciclamino, ciclamino, di ciclamino o qualcosa da farle vedere che questo ha una durata di 18 ore. È molto bello, eh? No, questo qua è bellissimo, anche indossato, le assicuro che è una cosa meravigliosa. Allora, le faccio vedere questo qua. Col pennello, quindi questo qua è waterproof, anche questo mi dà una durata di 24 ore. E come può vedere, vede, questo è il ciclamino che le dicevo. Vede? Molto bello questo qua, sta da Dio adesso. Quello che ho io, adesso glielo mostro, è questo rosso vivo qua. È un rosso natalizio vivo, che è quello che anche mi viene indossato. Questo qua, sempre 24 ore. Questo, ecco che è questo qua sopra, sempre 24 ore, vede? Questo è proprio un rosso vivo, simile al terzo, come può vedere. Eccolo qua. È simile al terzo e quindi ho capito. Non voleva il rosso vivo. Le piace il secondo? Ma scusi, io prima che decida, volevo fargliele vedere un altro, che è un aranciato. Questo signora ha indossato con un bell'abito arancione, fa una figura di quelle che da pelle d'oca. Ecco, le faccio vedere. Guardi, guardi com'è bello questo arancione. Non è stupendo? È bellissimo, eh? Ecco. Bene. Allora, quale le do di questi, signora? Che intanto metto via gli altri. Ah, quello ciclamino. Quindi il terzo. Perfetto. Allora, questi li metto via. Ok, allora le preparo il ciclamino. Intanto glielo metto in parte. Quanto costa questo? Questo qua viene 15 euro. Certo. Un attimo che prendo una salvietta e mi asciugo, mi tolgo questi qua che le mostro gli altri colori. Voleva vedere un rosato, giusto? Un ciclamino rosato. No, ciclamino lei ce l'ha già, perché il rosso adesso mi è andata quasi sul ciclamino, quindi perfetto questo. Ecco. Allora, le posso far vedere i rosati. Allora, partiamo da un colore molto chiaro. Io vado dal rosato al bordeaux, poi mi dice lei, qua ne abbiamo tanti assortimenti. Parto da un rosa chiarissimo che è veramente bello. Questo qua. Allora, aspetti che ne ho anche un altro qua. Non so se l'ho già tirato fuori, mi sembra di no. Allora, qual era? Sì, ce l'ho già. Non so che fine mi abbia fatto. So che l'avevo tirato fuori. No, l'abbiamo finito. Che peccato, che peccato, l'abbiamo finito. Ah no, eccolo qua, mi scusi. Facciamo sempre un po' di confusione, però eccoci qua. Allora, abbiamo questo rosato qua che è stupendissimo, signora. Guardi, guardi quanto è bello questo rosato. Questo qua è proprio, secondo me, il suo colore, perché io lo uso specie di primavera, che è molto bello. Poi abbiamo questo lilla
che è quasi chiaro chiaro, non è bianco, signora, è un lilla chiaro chiaro chiaro, che però non colora tanto le labbra, vede? Se vede, è un po' lucido, le faccio vedere. Sì, resta, non è che colora tanto le labbra, è come tipo un gloss, ecco. Poi abbiamo questo bel colore, è tipo corallo, signora. È un rosato corallo, che anche questo fa la sua figura. È molto bello. Questo qua, signora, è un colore che è quasi introvabile. Infatti, nei nostri store, ce li hanno mandati poco tempo fa, questi, e sono andati a ruba. Infatti, ne sono rimasti solo due pezzi. Ecco, poi abbiamo questo perlato rosa, che è molto bello anche questo. Vede, questo qua, signora, le dico che è una figata. Questo può stare sicura che è molto molto bello. Guardi, le faccio vedere. Vede? Vede come è parlato, signora? Con le luci nostre, con le nostre luci neon, come si illumina? Ah, è fantastico. Questo io lo adoro, impazzisco. Poi abbiamo questo fucsia, bellissimo, che è la stessa famiglia di quello che mi ha preso prima. Sempre durata 24 ore, waterproof, sì. Le faccio vedere. Ah, questo è un fucsia scurissimo, ma bello, vede? È un po' più scuro questo qua, però le dico che sulle labbra fa un effetto, signora, straordinario. Poi abbiamo questo color magenta, più o meno, è un colore tra il fucsia, il ciclamino, bordeaux, un po' viola, non proprio viola viola, però diciamo che ci va vicino. Eccolo qua, molto molto bello, fantastico questo, vero? Poi abbiamo sempre di questa, una della famiglia dei rosati che le ho fatto vedere prima, abbiamo questo bordeaux fantastico, non ci sto più, vabbè, questo bordeaux fantastico che è un fucsia un po' più scuro, però ha una durata minore questa, ecco, vede? Ha una durata minore, però le assicuro che ha una buona tenuta sempre fino a 12 ore. E io volevo farle vedere anche questo, che con i rosati non ha niente a che fare, però diciamo che come colore è un best seller delle nostre nuove entrate, che li fanno in tre colori. Allora, no, in quattro colori. Quello che le ho mostrato prima, il viola, il color acqua marina, color avio, color verde acqua scuro, e lo fanno anche in nero. Al nero è fantastico. Sì, allora io vi faccio vedere il viola, ok? Guarda, glielo faccio vedere qua per traverso, così mi dà una sua opinione. Vede il viola quanto è bello, signora? Bellissimo. Allora, quale le piace? È indecisa, vero? Lo sapevo. Ah, le piace questo rosato qua, che sarebbe questo. Sì, questo qua. Perfetto. E poi le piaceva il metallizzato, mi ha detto. Il metallizzato è tanta roba, metallizzato. Allora, questo qua mi viene 10 euro. Ok, va bene questo. Ah, voleva anche il metallizzato. Il metallizzato è in saldo, signora. Sì, è in saldo, quindi questo abbiamo detto 10 euro, sì, quell'altro 15. Ok, il metallizzato, dov'è che, aspetta che lo perso, mi viene in saldo a 5 euro. Va bene, questo qua, siccome che gli ultimi pezzi, ecco, che mi sono rimasti, mi è andato in saldo a soli 5 euro, quindi è un affare, le dico, è un affare di quelli
D'oro. Sì. Allora le do anche questo. Va bene, glielo metto in parte. Va bene, allora un attimo che mi asciugo perché qua volevo vedere gli ultimi colori. Ecco, mi asciugo perché. Allora, adesso voleva vedere, mi ha detto un colore mattone. Ok. Allora, con i colori mattone io di solito faccio vedere anche i dorati, perché i dorati assomigliano un po' ai mattoni, quindi di solito faccio vedere anche quelli. Allora, un attimo che li recupero subito, subito. No, intanto se vuoi dare un'occhiata, intanto che glieli tiro fuori, così gli faccio vedere tutto quanto, ok? Perfetto, allora qua ci siamo. Sì, ok. Allora tutti quanti glieli tiro fuori. Perfetto, eccoci qua. Benissimo. Allora, color mattone. Allora incominciamo subito. Vado dal più chiaro al più scuro sempre. Allora, bel perlato color oro. Questo è un color oro perlato che lo può abbinare sempre ad un mattone, come vede, con i nostri faretti, e lo può anche usare come illuminante, perché è veramente, veramente fantastico. Lei se lo dà un po' qua, le faccio vedere. Allora, così. Lei se lo dà un po' qua, questo è il tester, eh? E quindi, lei, come può vedere, l'illuminante è fantastico. Ok, le faccio vedere un bronzo, è molto bello, sempre color mattone, è fantastico, questo è un bel bronzo, fantastico, lo può usare anche come ombretto in crema. È veramente fantastico, guardi come si illumina, è una cosa straordinaria questo. Questi due colori io li adoro singola perché sono veramente, veramente belli. Danno un senso di luminosità che è pazzesco. Vede, li può usare sì, come illuminanti anche tutti e due. Questo è un doppio uso, sia come rossetto che illuminante. Sì, esatto. È un doppio uso questo qua perché praticamente il bronzo lo può usare nella rima qua sopra, no? Tra sopra e l'alto, mentre il chiaro lo usa nella rima inferiore e l'ultima punta superiore, che lì fa un bel effetto. Ecco, vede, vede come si illumina, signora? Vede nei nostri faretti? Che bel effetto che fa. Bellissimo. Quindi la parte marrone scuro lei la può mettere qua nel mezzo, mentre la chiara la mette sotto e sopra qua nella rima, che in modo va a illuminare quando lei si gira, va a illuminare la parte, visto che dopo lei deve prendere anche praticamente per fare layer brown, questo le accentua ancora di più l'effetto, diciamo. Ok, allora le faccio vedere questo. È un altro mattone fantastico. Guardi com'è bello, signora. Bello, molto, molto nude, color nude. Molto, molto bello. Allora, poi. Allora, le faccio vedere, no, questo no, volevo farle vedere prima un altro che è più o meno simile a questo, solo che è un pochettino più scurettino. Questo è più sul marrone, mattone, mattone, questo sul mattone rosato, leggermente proprio quasi color labbra. Ok, poi abbiamo altri due tipi di mattoni. Il tester l'abbiamo quasi finito. Allora, questi glieli faccio vedere insieme perché se lei vede sembrano uguali, ma in realtà questo dà più sul mattone rosato, mentre questo è mattone, mattone proprio classico.
classico mattone. Adesso le faccio vedere la differenza sulla mano. Vede? Allora, vede che questo sopra è più sul rosa, questo sotto è più sul rosato, mentre questo sopra è proprio il mattone classico. Ok? Vabbè, già, avrebbe già scelto. Ma adesso le faccio vedere il nostro Mustave, che è una nuova linea che ci è appena arrivata di tre colori. Io le faccio vedere tutti i tre colori dopo. Eccoli qua, signora. Allora, abbiamo il mattone, il blu elettrico e il verde militare, che questi due colori quest'anno vanno di moda veramente, cioè vanno molto di moda. Il blu elettrico è fantastico, quindi se le serve, signora, volentieri, noi siamo qua. Ecco, allora scusi, mi stavo facendo vedere il verde. Mi scusi, con tutti questi rossetti ormai si fa un casino. Marrone, dove glielo posso far vedere? Sempre qua. Di sbiego, si vede che non c'è più posto. Questo è proprio un marrone, cioè un mattone scurissimo, fantastico. Questo qua, signora, se lo mette, questo sempre 24 hours, 24 ore di durata. Pensa lei quanto dura questo? È fantastico. Le do questo, però questo mi viene 20 euro, eh. Signora, questo qua costa perché è una nuova linea che ci è appena arrivata da poco. Sì. Ok, quindi lei mi ha 15 più 5 che fa 20 più 10, 30 e qua siamo già a 50 euro. Lo vuole, signora? Lo so, questo qua è una linea nuova. Lo so. Allora glielo metto in parte. Ma voleva anche l'illuminante per caso? Questi qua. Visto che deve prendere l'Air Brown, le conviene prenderlo. Quale vuole? Beh, questi qua non vengono tanto. Euro, allora le do questo. Perfetto. Allora le metto in parte anche questo. Allora io volevo mostrarle un'altra cosina, sempre in tema di rossetti. Allora, un attimo che mi vado a togliere. Mi vado a pulire la mia manina così. Allora, io le volevo mostrare questi nostri must have, anche questi sono dei must have appena arrivati, sono dei gloss per labbra, ok? Eccoli qua, guardi come sono belli, signora, sono fantastici. Questi gloss labbra sono al cocco, watermelon e fragola. Questi qua li può indossare sopra il suo rossetto, quello matte. Le faccio vedere, le faccio un test. Proviamo quello al cocco. Questi qua vengono, sono in offerta, vengono 2 euro all'uno. Quindi le faccio vedere come va messo e che effetto fa. Vede, signora, ecco, praticamente va ad illuminare il rossetto che ha sotto e vede quanto, che bello effetto fa, ecco, che gusto le do. Allora, alla fragola, perfetto, sì che alla fragola magari è anche quasi il color labbra, no, non hanno colore purtroppo perché questi qua sono, anche se sono colorati, questi due qua, purtroppo sono così leggeri che non, sulle labbra non danno tanto colore messi da solo, però le assicuro che sanno un profumo straordinario. Ok, allora le do questo alla fragola, perfetto. Bene, adesso le faccio vedere
E quelli per le erbra. Allora, noi partiamo dalla matita classica, che è una matita, come può vedere, una matita normale, che vede, c'ha i dentini, come può vedere, c'ha i dentini, eccoli qua. Ecco, questa matita lei va a fare i peletti, che è quella che io ho addosso, come vede. Questa qua va proprio a disegnarsi i peletti ed è molto di precisione. Questa qua è un nuovo arrivo, è precisissima, l'assicuro che è precisissima. No, con questa non può sbagliare, a meno che abbi la mano un po' così, però con questa non può sbagliare perché è assolutamente precisa e poi va a simulare i peletti. Ecco. Allora, un'altra cosa che va a simulare i peletti sono i tatuaggi Ayer Brown. Che è questo, signora? Tattoo Ayer Brown, come può vedere, hanno i peletti. Eccoli qua. Il Tattoo Ayer Brown è fantastico perché praticamente lei va a tagliarsi il pezzo, no? Il primo pezzo, sì, è una confezione da 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da 11 volte e ti dura una settimana. Sì, questi noi li vendiamo ad 1 euro. Sì, non costano tanto perché sappiamo che non durano. No, 1 euro, questi vanno sono 5 euro, però vai avanti 11 settimane, quindi 2 mesi e mezzo ce ne vuole perché ti durano una settimana dopo. Allora, praticamente come i tatuaggi, quelli per i bambini, praticamente vai ad applicare la ciglia, questa qua, e poi con un cotone imbevuto d'acqua la tamponi fino a che il tatuaggio non esce. E le assicuro, signora, che questo ha un effetto stupendermo, bellissimo. Questo qua ha un effetto stupendo. Li vendiamo a 5 euro questi, signora, sì, 5 euro. Sì, ma va avanti 11 settimane, glielo dico, 11 settimane me le fa sicuramente. Allora, e questo va sempre, come vede, a simulare i peletti. Bene, adesso io volevo farle vedere questo. No, prima le faccio vedere questo, che è praticamente come una china. Va a simulare sempre un tatuaggio, però lei lo va ad applicare, a dargli la forma della sopracciglia e dopo circa 30 minuti si formerà questa pellicina come un tatuaggio normale e lei la andrà con l'unghia pian pianino a togliere e sotto rimane il tatuaggio. Qua ovviamente, a differenza degli altri due che le ho fatto vedere, è una cosa tutta omogenea. Dopo sta a lei decidere quello che a lei piace di più. Ok, allora le faccio vedere l'ultimo. Sì. Ah, voglio sapere i prezzi. Dopo le dico tutto, ok? Allora, questo viene fornito con una specie di cartina in plastica che lei va ad applicare qua sulla sua ciglia, così, vede? Lei va ad applicarla così, ok? E questo praticamente dentro c'è come del carboncino, vede? Questo è il tester dentro, se può vedere, c'è il carboncino. Lei va a fare così, che è come una molla, si sente, eppure lo avvita per avere un po' più cose, e quindi lei va semplicemente ad applicarsi questa sopra e a pigiare in questo modo. E in questo modo c'ha un effetto un po' più velato rispetto al tatuaggio di questo qua, che è una cosa proprio bella tozza. Questo è sempre bello, però sembra
un po' più velato, un po' più carino. Ecco, allora adesso io le dico i prezzi. Sì, questo le viene fornito sia con la pellicina che con il prodotto, certo. Tutto, tutto compreso. Allora, partiamo dalla matita, questa qua che è il nostro must have, che viene 20 euro, che ci è appena arrivata, che è una cosa più di precisione. Questa qua abbiamo detto che sono a 5 euro. Queste qua, 5 euro, signora. Poi abbiamo il tatuaggio normale che viene 15. Ok, 15. E questo qua me lo vendi a 10. Ok, quindi abbiamo 15, 5, 15, no, abbiamo 20 euro, 5 tatuaggi, 15 il tatuaggio normale e 10 questo. Quale le do, signora? Mi dica pure. Sì. Vuole provare questi intanto? Va bene, dopo se magari noi siamo qua comunque. Sì, noi siamo qua e facciamo tutto. Bene, allora abbiamo anche. Bene, allora abbiamo lei intanto, se vuole dare un'altra occhiata. Intanto io l'aspetto alla cassa, ok? Va bene, allora ci vediamo dopo alla cassa. Tengo tutto con me. Lei deve stare tranquilla, lei dia pure un'occhiata. E ci vediamo dopo in casa, ok? Grazie. A dopo. Eccoci qua, signora. Tutto a posto. Allora, prima di farle il conto, io volevo farle assaggiare un nostro profumo che è in saldo. Allora, glielo faccio assaggiare, dopo mi dice se le piace, vero? Ah, sì, è buonissimo. Pensi che io me lo potrei prendere? Sì, è veramente buono. Ce l'ho anch'io a casa, però l'ho quasi finito e penso che me lo prenderò ancora. Signora, le volevo chiedere la nostra carta fedeltà. Magnifico, grazie. Ok, tenga pure. Allora le faccio il conto, va bene? Allora abbiamo detto layer brown. Allora mettiamo il rossetto questo qua. Allora aspetta che eccolo qua, il rossetto. Ok. Poi abbiamo questo qua. Poi abbiamo questo. Allora, gliel'appoggio qua. Prego. Può digitare pure il PIN. Vada pure. Ok. Certo, noi siamo sempre qua disponibili. Allora, sì.
lei ha problemi, mi dica, mi chiami. Noi ci siamo sempre. Va bene. Ok. Grazie, signora. Grazie, grazie. Buona giornata. Arrivederci.